Un'occasione, tutti i genovesi potranno vedere il presepe che normalmente è al Museo Luxoro, ma in particolare anche l'obiettivo è quello di sottolineare la cultura dei presepi che a Genova è nata nel 600 e quindi la ricchezza di presepi che abbiamo in tutte le chiese, dalla Madonnetta alla Chiesa dei Cappuccini, e quindi una tradizione di qualità, di valore importante. Tante anche curiosità, perché i presepi rappresentano parti della città, quindi la Val Bisagno e anche della vita, quindi di allora, con abiti diversi che potevano essere cambiati a seconda del ruolo delle statuine. Il presepe allestito quest'anno in regione ripropone proprio quella che è la tradizione più genuina del presepe barocco. È allestito con figure che provengono dalle collezioni civiche, dal Museo Giannettino Luxoro di Nervi, e tra le quali si è fatta una scelta dei pezzi più significativi, pezzi eccezionali per qualità stilistica, quasi tutti riferibili a Pasquale Navone, che è stato uno dei massimi artefici del presepe genovese, attivo a fine Settecento. E l'allestimento è un allestimento tutto moderno, tutto contemporaneo, frutto del lavoro di un collega dell'Accademia degli Usi e delle Belle Arti, Luigi Fontana, che ripropone però una tradizione, elementi tradizionali. Il paesaggio è costituito da quinte scontornate e dipinte per dare l'illusione di uno spazio, come dire, sterminato, ed è proprio la tradizione barocca genovese, ligure, non solo genovese, dei cartelani. Il personaggio forse che stupisce di più chi non conosce il presepe genovese è proprio la figura della Sacra Famiglia, la Madonna e San Giuseppe. Perché dico questo? Perché nella tradizione riconosciuta la Madonna sembra una tunica azzurra, una tunica rossa, un mantello azzurro, San Giuseppe una tunica viola, un mantello giallo. In questo caso invece nel presepe genovese la Madonna è vestita sontuosamente con un abito ricamatissimo, sfolgorante di applicazioni di galloni dorati, e in testa una corona d'argento. La Madonna venne incoronata regina Ligione nel 1637 e da allora, fino alla caduta della Repubblica, è stata regina della città. San Giuseppe ha un abito talare, cioè un abito da prelato, un abito lungo di seta paonazza, di seta rossa, con una fila di bottoni, cioè un abito da sacerdote.